Uno, due, tre. Ciao ragazze! E ragazzi, ovviamente, allora ragazzi, oggi super video. Sono entrata finalmente nella top 20 dei Face Awards Italy. E quindi oggi mi è arrivata questa box super gigante che adesso apriremo insieme, quindi non vedo l'ora di vedere che cosa c'è dentro. Allora, mi sono armata di forbici e adesso andiamo ad aprire, vediamo un attimo come fare per aprire questo pacco gigantesco. Allora, ecco qui. Ok, aspetta, ci sta ancora lo scotch. Ok. Allora, tutto rosa, ragazzi, tutto rosa. Tutto rosa. Allora, ovviamente io ho l'assistente oggi. Scusate se non si vedrà benissimo, ma ho dovuto fare un po' un macello qui a casa per creare la postazione, diciamo, sì, dove metterci a fare il video. Allora, eccoci qua, tornate, abbiamo spostato un po' l'inquadratura così siamo più vicini. E quindi iniziamo ad aprire, vediamo che cosa c'è dentro. Ho detto c'è tutta questa velina fucsia. E finalmente c'è lo scettro, ragazzi. Eccolo qui, il rossettino con appunto la scritta I'm top 20. E questo lo custodirò veramente in maniera molto gelosa, perché è una delle più grandi soddisfazioni che ho preso, insomma, in questo periodo, quindi sono veramente molto molto contenta. Allora, poi che cosa c'è? Allora, c'è un bigliettino che dice: congratulazioni Stefania, il tuo makeup ci ha sbalorditi per l'attenzione ai dettagli e per la tua artistry. Adesso non vediamo l'ora di vedere cosa creerai per la prima sfida Proud Soul, quindi with love il team. Sofia, iniziamo ad aprire. Quindi cerchiamo di fare una carrellata un po' veloce, perché sono, credo siano tanti prodotti veramente. Allora, altra carta. Allora, vediamo, aspetta. Allora, c'è questa qui. Aspetta, apriamo questa prima. Questa qui è di Desio lenti, queste io le conosco benissimo. E all'interno ci sono, vediamo, c'è una brochure, ovviamente. E poi, e poi ci sono questi pacchettini che credo siano appunto lenti. Vediamo un po' che tipo di lenti sono. Queste qui sono le Attitude, queste che io conosco molto bene e che ho utilizzato anche in passato. Sono super super comode, quindi sono trimestrali queste, se non erro, e quindi insomma sono ottime veramente. Quindi sono tre pacchettini e credo siano tutti colori diversi. Poi, e quindi ok, è fuori uno. Poi vediamo un po' che altro c'è. Questo qui pesantissimo, mamma mia. Oddio, aspetta. Allora, madonna, raga, è pieno. Allora, aspetta, apriamo il fiocchettino. Il fiocchetto. Via, fiocchetto. Penso che qui ci sarà un macello dopo. Allora, questa busta è completamente piena di cose. Allora, iniziamo. Qui c'è un primer idratante. Poi ci sono all'interno, allora, vediamo, ci sono i Jumbo Pencil, questi qui in varie colorazioni, bianco e nero sono presenti, e poi c'è un viola, un rosa e un bronzo più o meno. Poi ci sono dei pennelli sfusi, sono dei pennellini, sono morbidi, questi credo siano, aprene un po' uno, Sofì, vediamo come sono. Oddio.
pennelli. Poi ci sono, oh mamma mia, ci sono praticamente, credo, ci sono tutti i Vivid Brights, questi qui, colorati nelle varie colorazioni esistenti in gamma, anche altri. Ah, ecco. Andiamo. Il pennello che mi ancora avere. ancora altri, insomma ci sono praticamente tutti i Vivid Brights. Questi sono i pennellini, wow, queste due fibre morbidissimi, quindi questi anche non vedo l'ora di provarli perché non ho mai provato pennelli mix. Ok, li metti a posto. Poi quelli sono in pot, mentre poi ci sono questi qui che sono quelli liquidi, e appunto anche qui ci sono tutte le colorazioni dei Vivid Brights, quelli appunto liquidi ci sono, cioè praticamente tutti in pratica tutti quanti. E altri pennelli, anche pennelli viso, insomma un po' tutto quanto. Poi qui ci sono tre maschere. Allora, questa qui è per gli occhi defaticante, poi c'è questa qui, la mascarilla, la Hydra Bomb energizzante idratante, e questa mentre è idratante opacizzante della Garnier. Quindi queste non le ho mai provate, quindi non vedo l'ora di provarle. Ok. E poi ci sono ancora altri Vivid Brights, ci sono delle spugnettine così piccoline, ottime secondo me anche per la zona del correttore, quindi ottime. E ok, e poi c'è il Worth the Hype, questo qui che è il mascara famosissimo, che ho già provato e mi sono trovata molto bene nero, quindi benissimo. Di all'interno ci sono ancora Vivid Brights, sia in pot che in gel. Ciglia! Questo già l'hai aperto. Allora, qui c'è un pacchettino invece con tutte ciglia finte, ragazzi. Cioè, io non so veramente, cioè sono praticamente tutte quelle, credo, che ci siano in gamma. Bellissime. Queste un pochino più drammatiche. Anche queste, forse ci saranno qualcosa. Queste bellissime, qualcosa di più naturale, non, ecco, forse queste un pochino più naturali, queste qui anche, insomma ci sono veramente tantissimi modelli. Ma ci capite? Sì, io le amo profondamente, un amore a prima vista, ciglia finte. Okay. Allora, poi c'è un altro pacco. Mi è trattato proprio a cura. Qui, oh mamma mia, allora, aspetta, ci sono due cose. Allora, una, questa qui è una palettina, la Glitter Goals, questa, stupenda, questa qui l'avevo vista in negozio ed è veramente bellissima, quindi insomma tutta super colorata, super glitterosa. Poi invece c'è la Off Tropic, questa che sicuramente avrete visto negli ultimi eventi, insomma, di NYX, di NYX Professional Makeup, ed è questa qui con questi colori appunto molto tropicali, bellissima. E poi c'è la Born to Glow, questa qui che è invece una palette di illuminanti un po' per tutti i vari incarnati. Poi c'è ancora un'altra, un pacchetto nel pacchetto, e questa qui, questa ho capito che cos'è. Questa invece è la palette, quella per highlighting e contouring, questa qui che insomma è sicuramente molto molto valida. Quindi queste palette le mettiamo tutte qui a posto e questa carta cerchiamo di buttarla. E poi c'è questa. Wow, poi c'è quest'altra palette invece, perché Sofia nel frattempo sta scartando tutto. Allora, questa qui, questa palette enorme, gigante, bellissima, insomma ci sono praticamente tutti i colori, quindi questa è sostanzialmente una palette pro secondo me. Poi abbiamo questi due, che sono praticamente, questo lo conosco perché lo utilizzo per pulire i pennelli ed è
ottimo, è veramente valido. E invece questo qui è un setting spray, sì, un setting spray, quindi un fissante pure per il makeup. Il tappo. Il tappo si era rotto, ok. E poi abbiamo, cosa abbiamo? Questo che cos'è? No, non è una maschera, questo è un cleansing balm, quindi questo ottimo per i lavori che solitamente faccio, quelli appunto di body painting, perché è appunto un balsamo per struccare, ovviamente anche per il viso, ma sicuramente io lo utilizzerò per il corpo perché sgrassano proprio, soprattutto i prodotti, quelli in crema, che sono un po' più difficili da struccare. E ok, poi che cosa c'è qui? Un'altra palettina piccolina di glitter. Poi cosa abbiamo? Questo, questo qui lo conosco perché ce l'ho scuro, eccolo, mi sa, questo è sempre lui, no, non è quello. Questo qui praticamente è un prodotto, si chiama il Pro Mixer Foundation, cioè no, il Pro Foundation Mixer, scusate, è praticamente un prodotto che va mixato con i fondotinta ed è molto utile da tenere, diciamo, sia nel vostro kit, ma anche quando magari volete schiarire o scurire il vostro fondotinta solito, perché appunto c'è nella colorazione chiara per schiarire e poi c'è invece la colorazione scura per scurire. Ci sono diverse tonalità, mi sembra, io mi sembra che avevo quello tipo olive, si chiamava, ed era ottimo, quindi questo qui invece è quello chiaro, quindi per schiarire, e lo proveremo. Poi questa è arrivata un po' rotta, sporcherei tutte le mani. Va bene, comunque questa era una diciamo una paletto, un bronzer, no, però sicuramente lo ricompatto e poi ve lo farò vedere ricompattato. Ma c'è il divano, mi sa. Qui. No, l'ho messo lì sopra, non ti preoccupare. E poi cosa abbiamo? Andiamo qui. Allora, questo è l'Angel Veil, questo qui, il primer famosissimo di NYX. Questa che cos'è? È un librettino. Un libro? No! Questa è un'agenda! Che carina, bella! Queste sono sempre utili, queste agende, perché qui c'è spazio per la mia creatività, quindi sicuramente metterò tutte le mie idee qui sopra. E ok. Allora, poi qui che cosa abbiamo? Allora, abbiamo, passameli tu, allora, abbiamo questi che sono gli Epic Ink Liner, questi vabbè, sono favolosi, black, tutti e due black, va bene. Tanto questi, un altro. Ce n'è un altro? Eccolo. Ok, questo, però questo non è, un Epic Ink, ma è un matte liquid liner, quindi è un eyeliner matte. Carino, da provare sicuramente. E questo è invece bianco, un eyeliner bianco, quindi gli eyeliner non bastano mai, almeno per quanto mi riguarda, soprattutto per i lavori di body painting, per andare appunto a fare delle linee di precisione. Poi che cosa c'è qui? Questi sono invece, questi sono delle brow pencil, micro brow pencil, appunto ci sono in tutte le colorazioni presenti appunto in gamma, quindi insomma ce ne sono veramente di tutti i colori. Poi che cosa abbiamo? Allora, queste sono tutte matite, la mia assistente è bravissima, direi, veramente. E matite occhi, e mi sembra che qualcuna di queste, aspettate che devo vedere una cosa, eye pencil, avevo visto anche tipo eyebrow pencil, eccola qui, questa qui, la eye and eyebrow pencil, quindi può essere utilizzata sia come matita occhi, sia come matita sopracciglia, quindi anche colorate, quindi sono ottime secondo me, quindi sicuramente avranno una cera più forte, più resistente.
mettiamo qui le matite, poi ok, ha raccattato tutto, ha preso anche questi che sono praticamente delle cialdine, quindi degli ombrettini in cialda, piccolini, tutti i colori, sono tutti colorati, giallo fluo, verde, tutti marroncini, beciolini, viola, carinissimi, molto molto carini. E poi andiamo avanti, Sofia. Qui cos'è? Ah, ok, qui invece ci sono prodotti per la base, mi pare, e questi sono, questi qui anche li conosco già perché li utilizzo, i Can't Stop One Stop Concealer, e sono ottimi per il contouring, quindi questi contouring in crema sono veramente una cosa spettacolare, io li utilizzo spesso, e appunto insomma ci sono tutte quante le, oddio, tutte quante le colorazioni, tutte quante le shade, e quindi anche qui abbiamo dato. Poi che cosa c'è? Altri eyeliner, sempre bianco e nero. Poi cosa c'è? Oddio, aspettate, questo, questo. Allora, questo qui, allora, le Can't Stop One Stop Powder Foundation, queste, e ci sono anche qui tutte le colorazioni, ovviamente mi hanno inviato le colorazioni più chiare perché insomma evidentemente vedendomi hanno capito che non potevano mandarmele più scure perché sono un fantasma, e quindi insomma queste qui, questo mi interessa davvero tanto provarlo perché adesso che insomma fa caldo è interessante utilizzare un fondotinta in polvere, quindi secondo me rende molto di più e diciamo opacizza sicuramente di più rispetto che un fondotinta liquido in crema che comunque può contenere anche degli oli, no, all'interno, quindi sicuramente lo proverò con tanto tanto piacere. E poi che altro c'è? Ah, poi ci sono, ah ok, eccolo, guardate, c'è anche la versione, cioè la colorazione scura di quello lì che vi dicevo prima, il Pro Foundation Mixer, anche la colorazione scura che si chiama, ah, olive, proprio quello che ho anche io, ecco qua. Poi ci sono due fondotinta di questi qui, Total Control, questi, questi appunto con il contagocce, e anche questi chiarissimi, anche questi ero molto curiosa di provarli perché non li ho mai provati, quindi voglio veramente vedere come vanno. E questi sono invece due Can't Stop One Stop, appunto due colorazioni, una un pochino più scura e l'altra più chiara, quindi sicuramente le mixerò per avere la mia colorazione perfetta, diciamo. Aspettate che mi tolgo un po' di carta addosso, questa che è, vediamo, allora una è la setting powder appunto sempre della linea Can't Stop One Stop, e l'altra invece è la cipria, questa qui la conosco, la SFX Set, quindi è praticamente una powder che va utilizzata per settare i prodotti da body painting in grassi, quindi quelli in crema, quindi questa praticamente va ad opacizzare e a diciamo, settare per l'appunto, e poi possiamo continuare a lavorare sul prodotto perché ormai è asciutto e fissato, quindi è ottima e non vedo l'ora di utilizzarla, anzi sicuramente la utilizzerò per il look della prima sfida. Ok, colori, qui adesso colori. Invece allora questo sì che è proprio una bella cosa, praticamente ci sono tutte le colorazioni dell'SFX Cream Color, queste qui degli NYX Professional Makeup che io utilizzo spesso, e appunto ci sono varie colorazioni, insomma bell'argento, l'oro, il nero, il bianco, il rosso, insomma tutti i colori, rimettiamoli qui dentro, okay. Sofì, perché altrimenti qui riempito non so più dove mettere le cose,
ancora altri colori, giallo, argento, viola, insomma un po' tutti i colori. Ok, invece quella che cos'è? Questa qui che cos'è? Bello. Allora, no, vediamo prima questo. Ah, vediamo prima questo. Allora, vediamo questo. Questo è pieno, ragazzi, pieno. Oh mamma mia. Allora, anche qui c'è il pochettino. Via. Allora, qui ci sono, vediamo. Ah, qui mi sembra di vedere prodotti labbra. Allora, ci sono, vediamo un po'. Allora, questo è un primer, il famosissimo primer per il glitter, quindi questo è sicuramente da utilizzare. Poi abbiamo questi che sono i Glitter Balls Liquid Lipstick, e questi li ho visti in occasione del Coachella. Sono appunto dei rossetti liquidi che una volta che strofinate le labbra, fate così, praticamente escono fuori i glitter, quindi abbiamo diverse colorazioni, queste qui appunto, e quindi insomma qui potete vedere il colore e il colore del glitter una volta che baciate le labbra, diciamo. E quindi insomma anche queste sono molto curiosa di provarle. Poi che cosa c'è? Vediamo, ci sono, ci sono vari rossettini, questi qui, i suede, sono rossetti matte, però ovviamente a rossetto, quindi rossetto classico. E poi ci sono invece diversi liquid suede, anche qui diverse colorazioni, quindi fucsia, nero, rosso, marrone, anche qui. Ragazzi, sul divano c'è un macello. No, c'è un macello veramente. E poi abbiamo ancora liquid suede. Poi ci sono tre prodotti invece della linea Redken, e c'è allora il conditioner, quindi il balsamo praticamente, questo qui, poi abbiamo lo shampoo, questo, e poi abbiamo invece un all in one, è praticamente una sorta di trattamento dai multi benefici, sì, più o meno, quindi anche questo lo proverò sicuramente. Così. E poi infine c'è anche, ci sono altri rossetti qui dentro, e infine c'è anche questa maschera qui di Fructis all'aloe vera, idratante per capelli normali, da normali a secchi, ed è appunto vegan, 98% biodegradabile, una formula 98% biodegradabile, dermatologicamente testato con oli vegetali, e all'interno non ci sono siliconi, quindi insomma è sicuramente ottima da provare anche questa. Poi insomma ce n'è tanta, quindi la utilizziamo. Ok, sì, poi qui che cosa c'è? Allora, qui c'è invece Melidée, che credo sia un altro partner sempre di NYX Professional Makeup, e vediamo che cosa c'è all'interno. C'è praticamente, che una carina, biglietta. C'è una maglia, qui i ringraziamenti vari. E qui c'è una maglietta, che vediamo che cosa, una t-shirt che dice I'm feeling myself, quindi bella, molto carina, veramente molto molto bella, quindi grazie. E poi che altro c'è ancora? Ultima cosa, poi abbiamo finito. È una borsa a forma di labbra? Sì. Che carina, bellissima, così. Metti a fuoco, per favore. Sì, non metto a fuoco. All'interno, all'interno ci sono matite labbra, tantissime matite labbra, cioè veramente tante. Queste sono le suede, quindi queste le trovate in abbinamento alle colorazioni dei liquid suede, quindi ottime. E poi ci sono
sono i glitter. Glitter? Ok. Ah, e ci sono vari glitter, quindi all'interno blu, ci sono verdi. diversi colori, insomma, so che non vedrete nulla, però io poi magari vi farò vedere. Questo è bronzo? Blu. Insomma, ci sono tantissimi colori all'interno, è completamente piena di glitter. E poi ci sono... E no, quelli li abbiamo fatti vedere. Quindi ragazzi, togliamo questo coso qui da un attimino, che così almeno ok. Allora, abbiamo finito, abbiamo fatto tutto l'unboxing, abbiamo aperto tutto, sono tantissime cose, io sono veramente super super contenta di aver raggiunto questo traguardo che per me era veramente lontanissimo e invece finalmente ce l'ho fatta. E spero di non deludervi con la prossima sfida, ci tengo molto. Io spero di non avervi assolutamente annoiato. So che insomma è stato un video un po' così, un po' confusionario, però comunque mettetevi nei miei panni, sono davvero molto emozionata e sono molto contenta di aver raggiunto questo traguardo che per me era veramente un miraggio da anni, quindi sono davvero felice e quindi sono contenta di poterlo condividere con voi. Spero insomma che anche voi siate felici per me di questo traguardo, di questo piccolo traguardo raggiunto. Ho detto questo, vi saluto, mi raccomando di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina perché così ogni volta che caricherò un video insomma vi arriverà una notifica e poi seguitemi anche su Instagram, vi lascio qui tutti i vari contatti dei vari social, così insomma mi seguite anche lì perché su Instagram sono molto più attiva, quindi tutti i giorni e comunque durante la settimana escono tantissimi look, tanti post, insomma seguitemi anche lì. Comunque e quindi niente, bando alle ciance, noi vi salutiamo, vi diamo un grosso bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao ciao.